È in continuo cambiamento e anche in fermento quello che è il tessuto bancario aretino. In questo contesto come si colloca Bancatema? Ma direi che si colloca veramente all'attacco. Mi piace questo tipo di percezione perché mentre altre banche stanno, come sappiamo, riducendo la presenza nella città, anche a seguito di una serie di aggregazioni, Bancatema investe nuovamente su Arezzo con una nuova filiale più grande, più accogliente, andando a trasferirne una attualmente più piccola. Avremo quindi 300 metri quadrati a disposizione dei nostri soci, dei nostri clienti, in un posto raggiungibile, che sarà la zona di Maestà di Giannino, che si abbinano alla filiale di Via Romana e alla filiale centrale di Via Petrarca. Un'offerta di territorio vasta che va incontro a tante esigenze diverse, secondo me, perché alla fine intercettiamo il pubblico del centro cittadino e il pubblico proveniente dalle principali direttrici di accesso alla città. Il motivo è qual è? Quello più facile, essere accoglienti a disposizione del nostro pubblico, dei nostri clienti, delle nostre imprese. Per le imprese, peraltro, è più facile che andiamo spesso a visitarle direttamente in azienda, portando un valore aggiunto, perché se si vogliono conoscere veramente i soggetti che lavorano sul territorio, bisogna visitarli là dove lavorano davvero. E quindi a quel punto si entra in un rapporto empatico e poi a questa banca fa bene e fa bene ai clienti, perché si crea quel rapporto fiduciario che ci fa crescere insieme. Quindi l'obiettivo è quello di crescere su Arezzo facendo crescere il tessuto aretino. L'obiettivo è quello virtuoso di accompagnare le nostre imprese in cui crediamo, e su Arezzo c'è una bella imprenditoria strutturata che ha dimostrato nel tempo di saper tenere anche momenti di crisi, e noi questa imprenditoria vogliamo assisterla, stargli vicino e ovviamente accompagnarla con la potenzialità che oggi una banca che è, ricordiamolo, rinnovata nelle dimensioni, con oltre 50 filiali, con 360 dipendenti, con 73.000 clienti complessivi, può permettersi, e con quasi 200 milioni di patrimonio può permettersi di fare, perché ci sono tutte le caratteristiche per far bene in termini di competenze, specializzazioni, proattività e voglia di presidiare bene questo territorio.